Si squaglia dal caldo. Quale miglior periodo per non usare i colori a cera? Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video un po' diverso dal solito, un video che si scioglierà sotto i vostri occhi. Infatti useremo i pastelli a cera ma in maniera un po' differente da come si usano abitualmente. Vi insegno una nuova tecnica. Prima di spostarci sul piano da lavoro vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con i miei coloratissimi libri. Il ricettario dell'arte, i libri in cui potrete trovare le ricette per crearvi da soli tutti i materiali artistici. C'è anche la ricetta dei pastelli a cera e il grande libro del colore, il libro in cui vi insegno ad usare in maniera cosciente, consapevole, con gusto i colori e anche a scegliere i colori giusti per creare il messaggio e quindi l'atmosfera desiderata. In più qui dentro tutte le ricette per creare tutti i toni di colori partendo dai primari. E allora vi aspetto in tutte le librerie, sia fisiche che online, con i miei due bei libri. Lasciatemelo dire. E allora adesso basta parlare, andiamo a scioglierci come cera al sole. Ok, ci siamo? Mi vedete? Ho la candela alta. Ok, la metto un po' laterale, va bene? L'unica cosa per cui prendo la matita è segnarmi l'ambito in cui voglio creare il mio lavoro. Vado, ok? Voglio fare un prato con dei fiori, una roba campestre e cielo azzurro. Quindi riscaldo la mia spatola su cui c'era la cera di prima. Riscaldo, ok? Sto riscaldando, vedete? E poggio. Quello che va a fuoco è la cera di prima, non sarà la cera del vostro... E passo. Ogni tanto pulite la parte che passate sulla fiamma. Mai un pastello a cera fu così bello da passare. Oh, finalmente! Lasciamo l'azzurro e prendiamo messere bianco. Basta così, creo delle zone un pochettino più in ombra, delle zone un pochettino più in luce. Adesso ti faccio vedere un'altra cosa. Adesso riscaldo solo la spatolina e sciolgo il pastello qui in sede per metterlo dove voglio io. Quindi per fare in maniera più precisa. Beh, precisa si fa sempre molto per dire, precisa rispetto al resto. Ok, basta. Prendo di nuovo l'azzurro. Sto togliendo la cartina al marrone. Pulisco la spatola. Cambio marrone. Passo a uno un po' più caldo. Ok, il nero, attenti al nero, è pochino. Adesso, sempre col nero. Guarda che immagine. Cosa? È bellissimo. Ah, sono contenta. Tiro fuori qualche rametto. Mi raccomando, con i rametti, cosa ci dobbiamo ricordare? Esenziali aure! Bravi bambini! Ah, di trattivo perché siamo San Vicente. Certo. Con i colori a cera. Portato il cestino della merenda. Ecco, lui subito interessato.
cacchio. Ma che bello quell'odore del cestino della merenda. Meglio dei pastelli a cera. Cosa? Il cestino della merenda? Certo. Sì, l'odore del cestino sì, era caratteristico. Olè. E adesso i verdi. Adesso il fogliame. Per il fogliame vado di punta. Inserisco prima quello più scuro. Definiamo meglio. Molto bello. Mi fermo. Ok? Allora, prendo una carta X da acquerello. Invece voglio vedere questo. Se faccio questo, ecco. Se faccio questo, può succedere che lo metto. Ah, hai visto? Sul bello questo foglio. Mi piace. E lo spalmo. Quindi, se io faccio tipo questa cosa, molto così, non sto dando una forma. Sto facendo una cosa molto no sense. E poi però viene molto piatto. Cioè viene, ma viene molto piatto. Io invece questo lo preferisco assolutamente di più. Vedete il grado di copertura che riesce ad avere? Non lo tocco più. Spegniamo la candela, abbiamo finito.
Visto che è bello questo modo di usare i pastelli a cera, un modo più adulto, un modo più bello, libero, pasticciato, ma nel senso bello del termine. Sperimentate i vostri lavori a cera sciolta e poi magari taggatemi per farmeli vedere. Basta parlare perché sotto il faretto si muore di caldo, non mi rimane che mandarvi un grande bacio. Augurarvi una splendida continuazione di estate e noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta. Ciao!